Un mio conoscente che avevano conosciuto alcuni anni fa, che forse era anche stato a casa mia, si diletta di pianoforte, mi ha telefonato un paio di giorni fa per propormi di vedere una cosa su cui sta lavorando e che mi pare sia già a buon punto. E allora l'ho fatto venire. E mi ha mostrato un pacco piuttosto voluminoso di trascrizioni che lui sta facendo, quindi riduzioni in facile di musiche pianistiche, no, non solo di musica pianistica, anche di musica orchestrale, insomma, musiche che lui sta adattando al pianoforte e rendendole facili, nel senso eseguibili. Eseguibili a dilettanti, insomma, eseguibili a persone che hanno al massimo un quintallo di pianoforte. E quindi è venuto a casa mia, ha tirato fuori questo pacco di musiche, illustrandomi un po' la sua filosofia, no? Lui è, diciamo, è uno che suona ad orecchio, suona cose anche, diciamo, impegnative con il pianoforte, però si sente che non ha una tecnica, insomma, non ha un suono interessante, insomma, no, suona tante note, ecco, come suonano tante note molti dilettanti che però non hanno un'attenzione particolare alla musicalità, all'espressione, insomma, tutte quelle che sono le caratteristiche dinamiche e che non hanno soprattutto una tecnica che sorregga questa. E mi ha mostrato allora queste sue partiture frutto di questo lavoro che vorrebbe mettere poi a frutto. E tra i quali sono trascrizioni di brani anche molto difficili, importanti, me ne viene in mente uno, il Mefisto Walzer, ma poi anche riduzioni di pezzi orchestrali, di opere, Wagner, Tristano, Isotta, insomma, no? Però che possano essere suonate in maniera molto semplice. Insomma, la sua ambizione è quella di contenere il brano, l'opera, insomma, anche cose molto impegnative, però in uno spazio molto ridotto, insomma. Mi pare 8 facciate di musica, con la possibilità poi di incollare ogni pagina a quattro in modo di averle disponibili poi sullo spartito del pianoforte, e quindi di impegnare in uno studio per poco tempo e di poter riuscire poi a suonare queste cose, quindi ad avere a suonare, insomma, illudersi di suonare il Mefisto Walzer, insomma, impegnando una quantità di tempo di studio molto bassa e con delle risorse tecniche anche molto limitate. Allora, per esempio, mi ha incuriosito il fatto che su ogni partitura che lui mi ha fatto vedere c'era un numero in alto a sinistra, tipo un numero 95, insomma, no? E questo numero cosa voleva dire? Gli ho chiesto. Vuol dire che viene ridotto del 95% il tempo necessario a imparare questa musica. Nel senso che se prima per imparare questo pezzo dovevi dedicarci 20 ore, adesso ci dedicherai il 95% di 20 ore. Quindi in poco tempo imparerai questo pezzo. Perché, diciamo, tutte le asperità tecniche sono state ridotte. A me è un po' data la mia filosofia, insomma, di vita, oppure la mia concezione della musica, questa cosa mi ha un po' scombinato. Se io suono il Mefisto Walzer come me l'ha trascritto lui, qual è la soddisfazione che ci provo? Sì, suono una melodia che in qualche modo ricorda il Mefisto Walzer, ma poi, se quel tipo di musica esigeva determinate caratteristiche tecniche, di composizione, insomma, no? Determinate armonie, determinate strutture ritmiche. Se queste vengono estremamente semplificate, ridotte, e quindi vengono tolti i contrasti armonici, certe caratteristiche ritmiche, certe caratteristiche poi di suono, di estensioni, cosa mi resta? Mi resta una semplice melodia. Che soddisfazione mi dà? Mi posso illudere
suonare quell'opera ridotta così. Però allora, magari a me non dà soddisfazione perché penso che piuttosto di suonare un brano difficile, così semplificato e così reso in qualche modo sterile, preferisco suonare la musica facile scritta da molti autori, quindi nata dalla penna, insomma, di autori importanti, di grandi musicisti che hanno scritto bellissima musica per l'infanzia o bellissima musica anche facile, suonabile per chi abbia fino a un quint'anno di pianoforte. E in quella musica c'è tutta la ricchezza pensata e nata con la semplicità, quindi tutta la ricchezza, tutta la bellezza della semplicità. Pensiamo anche a Mozart, cosa che poi, come dire, è apparentemente facile, ma è anche molto difficile pianisticamente, per esempio, suonare brani semplici, perché si è molto scoperti. E quindi, per rendere interessante una musica semplice, nata, scritta come musica semplice, beh, per renderla interessante, non è così facile, perché ogni nota va pensata, ogni nota è abbastanza scoperta, vuol dire che non è, diciamo, coperta, nascosta in mezzo a complessità armoniche, accordi strani, per cui anche se una nota è imperfetta, insomma, non te ne accorgi. Cioè, ogni nota va suonata, va pesata, va dosata, va pensata in un suo modo particolare. E quindi anche la musica semplice è apparentemente semplice da suonare, ma necessita di doti che non sono quelle di una tecnica trascendentale, e quindi quel virtuosismo, no, che impressiona, ma di doti di pensiero, di tenuta, di equilibrio, di precisione, e quindi di un controllo mentale di quello che si fa e di un pensiero musicale che non è meno importante, insomma. Quindi a me piace sentire i pianisti che suonano musica semplice e valutare anche, insomma, no? Sentire questi pianisti come la suonano, come interpretano, perché, come mi diceva anche il mio maestro di pianoforte, un po' è negli adagi che senti il vero pianista. E allora, generalizzando un po' questo discorso, anzi no, prima di generalizzare volevo fare un'altra considerazione ed è questa. Come si fa a quantizzare il tempo necessario per imparare un brano, anche difficile? Domanda. Io non lo so, ma a me risulta che un brano non lo possiedo mai completamente, non posso mai dire di averlo imparato. È sempre un qualcosa che mi sfugge, un qualcosa che va fatto meglio, un qualcosa che va perfezionato. C'è sempre un qualcosa che mi rende insoddisfatto. Non riuscirai a dare una quantità di tempo. Ho imparato a dare una quantità di tempo a un romanzo, per esempio, no? Lo dicevo già in una. Perché quando leggo un romanzo, poi alla fine vedo quante ore questa lettura c'è stata. L'opposto. C'è scritto il numero in ore del tempo che dura questa lettura. Passato dalle pagine al tempo. Ma è più difficile, secondo me, quantizzare quanto tempo mi ci vuole a imparare un brano. Se un brano è molto semplice, lo leggo a prima vista, e allora no, non parlo di tempo. Se un brano è molto difficile, rischio di non impararlo mai, di non averlo mai sotto mano in maniera completa, e quindi non saprei dare un numero di ore è necessario per impararlo. È una cosa in continua elaborazione, insomma. Quando è molto facile, uno lo legge già a prima vista, insomma, e quindi, diciamo, nel giro di poco tempo ce l'ha sotto mano. Sempre se ha dietro di sé quella struttura mentale per cui riesce a suonare
bene, a controllare e a dare tocco preciso ad ogni singola nota, insomma, l'importanza che richiede il moto. Però mi accorgo, allora, ritornando al discorso di prima, che c'è un'altra filosofia ormai che regge il fatto di suonare. E me ne accorgo anche vedendo su YouTube. È come se ci avessimo assistito a una divaricazione. Sta un po' scomparendo il buon dilettantismo. Insomma, quei dilettanti che non sono professionisti, quindi non danno concerti, non suonano così, ma che hanno una buona visione, una buona musicalità sorretta da una tecnica decente e che quindi possono approcciarsi a un brano in maniera intelligente, e renderlo piacevole, insomma, anche se non perfetto, anche se non da sala da concerto. E poi ci si va spostando invece da una parte ai grandi virtuosi, insomma, no? E quindi ha una modalità di suonare tutta protesa al virtuosismo, cioè a utilizzare la partitura musicale non tanto per esprimerne tutta la bellezza e tutti i contenuti, quanto per dire quanto bravo sono io che suono questa cosa. E quindi che vanno a potenziare gli aspetti virtuosistici, quindi vanno magari a aumentare il tempo, la velocità di esecuzione, cercano insomma di dimostrare quanto sono bravi loro, più che non quanto c'è di musica vera o di scavare nella profondità del brano che suonano. Questa è un po' una tendenza che si vede anche nei giovani musicisti, insomma, nei giovani pianisti, ma forse non solo pianisti, insomma, no, quella di concentrare l'attenzione più sull'esecutore che non sulla musica, e quindi di usare la musica come il pretesto. Io suono quel brano difficile, allora, quali sono i brani più difficili? Riesco io a suonare quel brano difficile? E quindi quanto sono bravo perché riesco a suonare questa cosa. Dopodiché, se questa cosa è anche un po' sporca, eccetera, non importa, la suono a un tempo per cui tutti quanti mi diranno: ah, ma che bravo sei, no? E questa è una tendenza che comunque richiede delle abilità, delle doti, no, a volte comunque non indifferenti. L'altra, invece, è quella di quasi prescindere da una buona tecnica e di buttarsi in uno studio dello strumento che sia prevalentemente orecchiabile, suonare cose semplici, suonare a modo proprio, quindi prescindendo dagli stili, eccetera, insomma, no? E così, insomma, suonicchiare, avere la melodia, avere certi criteri di accompagnamento, certe modalità, insomma, cercare un po' di un certo swing, e buttarsi, insomma, no? In questo modo di suonare così, come viene, purché si senta qualcosa, insomma, no? Purché emerga qualcosa. E questo vedo che viene fatto anche utilizzando molto i tutorial, insomma, no? E anche da persone che hanno una certa età, magari che si avvicinano al pianoforte, alla tastiera dopo 50 anni, insomma, no? E allora si mettono e suonano e non importa. E quindi diventa un modo di fare qualcosa, insomma, no? Di avvicinarsi, di non avere uno scopo particolare, ma insomma di suonare. Però è anche un modo che riguarda molti ragazzini, insomma, no? Molti giovani si avvicinano non più con la mentalità di studiare, di fare un certo programma, insomma, di fare un certo percorso musicale in modo tale da formarsi, di curare anche la tecnica, perché no? Insomma, ma anche di curare la musicalità, ma di suonicchiare le cose che sentono, insomma, orecchiabili, e quindi come dire, di studiare attraverso i tutorial, insomma, no? E spesso i tutorial sono fatti da gente che magari non ha perfezionato in maniera molto, molto accurata tutto,
tutta la prassi, insomma, esecutiva del pianoforte, insomma, no, non sono pianisti affermati, molto spesso quelli che fanno i tutorial, ma sono a loro volta dei dilettanti. E quindi c'è questa sinergia, questo modo che probabilmente è creato dal web, insomma, no? La facilità di avere dei tutorial, di guardare, di prendersi una tastiera che costa poco, insomma, elettrica, che suoni con la cuffia, così ti fa venire voglia di mettere le mani e di. E allora anche il gusto, da questo punto di vista, no, per un processo un pochino, si fa così, gli altri ascoltano le cose fatte così, e quindi cambia anche il gusto, insomma, no? Cioè il modo di ascoltare cambia, e da questo punto di vista, secondo me, peggiora, insomma, no? Peggiora, non c'è più quell'attenzione, insomma, no? Al suono, un po' alla precisione, alla dinamica, e suona, no? Quindi questa divaricazione, no? Da una parte i bravi che vanno verso il virtuosismo, si dimenticano o tendono a dimenticarsi di quello che è la musica, e quindi di utilizzare la musica per mostrare se stessi. Dall'altra parte, quelli che si accontentano di un dilettantismo molto estremo, insomma, da principiante, e che suonano note, ne suonano magari tante, ma si sente che è un modo squilibrato di suonare, non interessante, e che si fermano a quel livello, perché poi quando cominci male è difficile poi migliorare. Ma fermandosi a quel livello e proponendo queste cose, poi entrando queste cose nei mezzi di comunicazione, poi va a finire che questo poi forma il gusto. Quindi una divaricazione tra queste due impostazioni, insomma, no? E forse questo è anche una conseguenza dello strumento YouTube, insomma, della possibilità di avvalersi dei tutorial, di musiche semplici, insomma, di imparare non più sotto la guida di un maestro che ti controlla, ma sotto l'esempio di un qualcosa che vedi. E quindi senza la possibilità di verificarti o di essere verificato in continuazione con quello che fai o su quello che fai. Questo discorso l'ho pensato per introdurre qualcosa che volevo dire rispetto al pianismo e alla modalità, insomma, per parlare un po' di Glenn Gould e del suo modo di concepire la musica, cosa che rimanderò al prossimo video.